Ciao a tutti ragazzi, sono Slipax e come potete vedere siamo su Destiny che è appena uscito da 4 giorni, ma sono già a livello 19, però no, scherzando, comunque il livello 19 è abbastanza basso visto che ci sono persone che sono già a livello 28, ma sono dettagli. Destiny è una figata perché assomiglia a Mass Effect 1, perché è l'unico a cui ho giocato, poi a Warframe, a Halo, cioè assomiglia a un sacco di cose via che Call of Duty, perché insieme alla Bungie il publisher di Destiny è l'Activision, quindi magari dite ma avranno messo qualcosa di Call of Duty, invece no, non c'è niente di Call of Duty. L'unica cosa che ha fatto vedere che l'Activision ha partecipato a sta cosa è il prezzo, che costa di più rispetto ai giochi che faceva prima la Bungie. Per esempio Halo costava, che ne so, 64 euro la versione normale, quella limited edition che compravo sempre costava 70 come gioco normale, che è Destiny, no? Destiny costa 70 euro normale, quindi vedete voi, l'unica cosa che c'è l'Activision è il prezzo. Poi l'Activision poi l'ha messa anche nelle... Non è che ne continuavano a scrivere Activision qua, Activision di là, hanno scritto Activision un secondo e poi è finito, cioè non l'ho più visto io la scritta Activision durante la campagna e dopo anche nei menu e cagate varie. Poi cosa c'è da dire? Niente, qua siamo su una modalità, la prima modalità che si sblocca, cioè bisogna intanto arrivare a livello 5 per giocare nel multiplayer. Poi modalità è quella prima, quella lì dove... No, la prima, che deficiente sono, è quella 3 contro 3 che bisogna conquistare reliquie. No, reliquie, vabbè, manufatti, quella roba così. E devo dire che anche se io adesso ero a livello 13, c'era gente qua tipo livello 20 e passa con gli scudi qua, scudi di là, armature rosa qua, rosa di là, che non morivano, però... Anche se ci sono queste persone qua che sono più che hanno cose che fanno più danno rispetto alle tue, tu puoi incazzarti tipo, e quando ti si carica la super attacco lì, non so, quella barretta gialla che ho lì pronta io in basso a sinistra, puoi fare il pugno lì, l'attacco quello più potente che c'hai, che dopo vedete. E magari a qualche persona non può piacere una roba del genere, visto che dice che cazzo è sta cosa. Però dai, non è che... È un universo alternativo, diciamo. Ambientato nel 2700, no, però diciamo che non è come... Cioè non è realistico quanto è realistico Halo, perché magari nel 2500, metà 2500, no? Magari ci può stare che ci sono le granate al plasma, robe così. Parlo ovviamente dal primo Halo fino al terzo, non contando i capitoli Halo 4, quelle robe lì, perché lì non le ha fatte più la Bungie. Sto parlando di giochi Bungie prima che andasse via dal progetto Halo. Quindi, è più realistico Halo rispetto a Destiny per quanto riguarda le armi, magari poi i movimenti e robe così. Tralasciando anche Halo Reach, comunque, che anche lì hanno fatto dei casini con abilità, armature e sbagliate varie. Comunque, non... Caso sonda, guardiano. Non è che sia un gameplay così tanto bello, però cioè, insomma dai, la partita la stavamo perdendo, no? Cioè la stavamo vincendo, ok, fino alla fine, e poi abbiamo perso di 5 punti. Cioè 9500 e qualcosa, 9595, ok? A 9990, quindi vedete voi. Siamo stati in testa tutta la partita. Ho fatto pure, cioè non riesco a capire, la vittoria era meritata per noi perché siamo stati in testa sempre tutta la partita. Poi ci hanno superato, siamo ritornati in testa e poi ci hanno risuperato, quindi cioè l'ultimo 2 minuti, penso, 1 o 2 minuti, comunque poco ci sono stati in testa. E come vedete le armi sono delle armi che non riesco a capire neanche io perché sono così. Tipo c'è scritto 110 di attacco, no,
e tu gli puoi sparare 4000 caricatori in bocca e che non muoiono. Sonda attivata. Ma sono dettagli. Poi una cosa che ho notato è che molto molto spesso le kill vengono date in ritardo. Cioè tu li vedi ancora lì in piedi, anche quando fai gli headshot, tu gli spari in testa e non è che muore subito, te lo dà dopo che hai sparato, cioè dopo mezzo secondo se non di più, il dato che ti viene fuori, 100 punti per uccisione, più tiro alla testa, più questo, più quell'altro. Insomma, è l'unica cosa che ho notato di Destiny. Poi cosa c'è? Niente, no, la campagna non è che sia difficile, perché anche forse è normale. E se ci vai con calma ce la fai. Per esempio io che ho fatto, guarda qua c'è l'attacco finale, faccio una tripla, no? E sì, siamo torniamo in testa. No, stavo scherzando, non siamo tornati in testa. Vabbè, mi ricordavo male. Comunque la campagna, se fate come ho fatto io, tipo che prima di affrontare una missione salite di livello, no, di 2-3 livelli in più di quel che richiede la missione, tipo la missione richiede un livello 10, tu sei al livello 12 o ancora di più, ancora meglio, cioè, sarà semplicissimo. Poi ovviamente se fate come i miei amici che mi invitano a fare le sfide settimanali che richiede almeno un livello, cioè un livello abbastanza alto, perché fa fatica sto mio amico che mi invita, no, che è a livello 23, figuratevi io che sono 19, cioè no, 20 o 19, non mi ricordo più. Comunque qua c'è l'attacco finale, no? E guardate, lo ammazzo, siamo ai supplementari, non so perché. Disattivo qua, che dovrebbero darci un casino di punti. E no, e perdiamo di 5 punti. Guardate, io dal dopo lì ho cominciato a insultare pesantemente tutti quanti, anche se non penso che capivano l'italiano. Guardate, 9695 a 9690. Comunque spero vi sia piaciuto il video. Noi ci vediamo nel prossimo gameplay.